E cominciamo. Eccoci. Buonasera ragazzi, buonasera a E buon... tutti. E non c'è Fede. Fede non si è collegato. L'interista ci ha dato un cano, magari Boh, si non lo so, collega. dipende. Se perde l'Inter, se l'Inter comincia a prendere gol, magari si collega. Intanto salutiamo Sincro 76, Giga Fab che si è già collegato. E c'è già un po' di 8 persone collegate, per cui insomma, vediamo un attimino. Fede, speriamo arrivi. Se ce la fa bene, se non ce la fa, pazienza. Il maledetto, magari ci sta seguendo, magari si metterà, ci saluterà dalla chat. Non lo so. Fede, sei presente? Sei in chat? Niente, non ci risponde. Zero. Vabbè, ragazzi, come state? Avete mangiato? Eh? Quanti chili avete preso? Per curiosità, che qua. Tra ieri e oggi è Mia. stato un continuo. È arrivato anche Giuseppe Saxabar. Ciao papà. Vediamo un po' No, com'è. Santa pazienza. Insomma, vabbè, oggi stasera una roba tranquilla, dai, due chiacchierette veloci. Cioè, ecco Kika, grande Kika. Anche lei. Beh, se Kika, stasera avete la live? Penso di sì, non la mancate mai, per cui secondo me tra poco ci saluti. Cosa dici? Vi vediamo tra poco? Vi veniamo a trovare? E vabbè, comunque, insomma, Fede non sappiamo se arriva, pazienza. Stasera siamo tutti belli rilassati. Io vedo dietro di te un bel gioco. Roby, cos'è? l'ennesima droga, Skyforce su Switch. Però Spettacolo. Switch gira bene, farà Ah. tutto. È fighissimo quel gioco lì, a me piace un sacco. Ma è l'anniversary o il reload? Questo è Skyforce normale, poi c'è anche l'anniversary. Ah, ok. Quindi dovrebbe essere il reload teoricamente. C'è Però scritto Skyforce, solo non Skyforce? solo Skyforce, sì. Ah, quindi è particolare. E Saxaba ci dice che sta aspettando il risotto con gli scampi di Kika. Kika, cosa gli stai combinando? Cosa gli farai? Intanto è arrivato anche Feitrich. Feitrich, ciao, ben arrivato. E vabbè, comunque, dai, insomma, quindi no, perché io sapevo c'era Skyforce Reload, che era in effetti il remake di Skyforce, e poi c'era Skyforce Anniversary, che era il remake di quella all'inizio, proprio dei primissimi. Normale, e poi aspetta, fammi andare a vedere. Ah, no, scusami, questo è l'anniversary, hai ragione. Ah, Questo è ecco. l'anniversary. Mentre quell'altro, aspetta che vado a cercarlo. Quell'altro Skyforce si chiama. Reloaded dovrebbe essere. Sono due giochi da droga, veramente. Sì. Belli tosti, fette. Maledetti non lo conoscevo, ecco. Prepariamoci a un fantastico fanculo da parte di Sa. C'era Skyforce Anniversary dei Physics, che era stato buttato fuori da Limited Run un po' di tempo fa. Io e il cazzo ce l'abbiamo. Credo che non ci sia più in giro. Lo so, adesso vediamo un attimino se in futuro ci beccheremo un bel fanculo da Beppe. Allora, Skyforce, vediamo un po', PS4 era oltretutto la versione. Questo è arrivato, sì. Sì, no, ma fisico intendo, c'era la versione, quindi un vaffan doppio. Allora, aspetta. Anniversary, sto guardando un pochino. Skyforce Anniversary, cazzo, sai che non lo trovo neanche su eBay, per dirti. Non lo trovo neanche. Non ci posso credere, veramente è così difficile da trovare. Dai. Ah, eccolo qua. No, questo è solo il coso. Allora, Skyforce Anniversary, PS4. No, dai, solo 67 euro. Meglio così. 143 euro. Poco. 112 euro. Fischia. Pensare che era un gioco. Sì, si trova anche a 51, un po' roba così. Però era un gran bel giochino. Quindi.
per cui vale la pena. Tempo li butti su e Oltretutto fai non una era partita. limited chissà cosa, era proprio, sai, confezioncina, disco, festa finita. Cioè, e oltretutto hanno fatto solo l'anniversary, perché il reload non l'hanno mai buttato fuori fisico. Secondo me farebbe un gran botto quel gioco lì fisico. Mi interessa perché Sì, costa poco, quindi però è veramente caruccio. Vabbè, comunque, insomma, questo quando è che l'hai preso? È un ultimo acquisto digitale, suppongo. come un botto che ce li ho su, è un botto che Quindi li ho erano quei comprati. giochi che ci giochi, cioè ce li hai lì, dici, boh, fammelo provare un attimino, poi ti prende la scimmia totale. Tengo spesso guardato lo store della Nintendo per la Switch perché tanti giochi li trovi a prezzi ridicoli quando fanno le offerte, quindi capace che l'ho pagato magari 2 euro, 3 Sì, euro, una sì, cosa sì. del genere, quindi ci Sai sta. che sei un po' fuori sync, sai? Leggermente. Aspetta un po', facciamo una cosina veloce, proviamo adesso. Oh. Vabbè, dai, comunque. Va bene, dai, facciamo qualche... È un bullet hell? No, Gigafab, non è un bullet hell, è è un vecchia scuola. Ti si sente poco? Asso. È tipo 1945, cioè spara tutto verticale. Grafica non è pixel art, ma è vettoriale, quindi nel senso il classico finto 3D, però è tipo vecchia scuola, quindi vabbè, è chiaro, se giochi a Nightmare, proiettili ovunque. Però è fatto, mi pare, da ex sviluppatori di giochi per Amiga. La colonna sonora è palesemente, l'hanno cioè dichiarata palesemente ispirata ai giochi Amiga. Carino, Sì, veramente molto poi molto bello. nell'anniversary tu puoi utilizzare solo un'astronave, ce n'è solo una che la potenzi. Nel reload c'hai un tot di astronavi, ognuna con le sue caratteristiche. E sei un po' out, c'è qualche problema di trasmissione. Vai molto a scatti, asso. Sì, sto guardando, ma non ho nessun tipo di... da una Vai e controllata, ma... vieni. Vediamo un po'. No, qua problemi di connessione non ne rilevo. Per cui, però, nel senso, andatevelo a vedere, andatevelo a beccare in digitale. Tanto c'è praticamente per tutte le piattaforme. C'è per PlayStation, c'è per Switch, c'è per Steam. E perché secondo me ne vale la pena. È davvero un bel gioco. Per cui, niente, ti abbiamo perso, Asso. Ah. Ti sei inchiodato, sembri Fede quando si inchiodava. Sei proprio frizzato. Vai un po' a scatti. Un po' tanto a scatti. Vuoi provare a ricollegarti? Ah, la connessione. Io sì, ti sento, Senti tu? ti sentiamo, penso che sentire ti sentiamo tutti. Facendo uno speed test adesso Vai, vai, e bada proprio Dio. prova a ricollegarti un attimo, dai. Tanto ti mettiamo un attimo in pausa. Allora, prova proprio a rigioinare su Skype. Tanto ti ho messo un attimo in pausa, non lo sentite voi adesso? Vediamo un po'. Ci sei, Asso? Niente, proprio andato completamente. Vediamo se si ricollega. Ah, che fa? Che roba? Fede, niente, l'abbiamo persa completamente. Non era frizzato, stavo pensando. Guarda, è ancora qua così. Io propongo di fare un capture. Lo catturiamo e ce lo teniamo in ricordo di quello che faceva il Fede. Oh. Asso frizzato, ce l'abbiamo. Oh là. Tac. Eccolo qua, asso frizzato. Molto bene. Niente, l'abbiamo perso. Vediamo un po' se riesco a recuperarlo in qualche maniera. Tac. Lui dice che c'è.
attenzione. Niente ragazzi, qua il nostro buon Roberto lo stiamo perdendo. Stasera One Man Show Biomassa. Eh sì, rischio di dover fare veramente One Man Show Gigafab, hai ragione. Però insomma, già abbiamo perso il fede. Se perdiamo anche l'asso mi dispiace un po', insomma. Ti vogliamo ricordare così pensieroso. No, eccolo qua, vediamo un po'. Ci sei, Roby? Sì, dai, ti abbiamo recuperato. Vediamo un po', eccoti. Grande, grande Roby. Sono scollegato dal router, proviamo a utilizzare la connessione del cellulare, vediamo. Meglio soli che me l'accompagnate, dice Saxaba. Non so se prenderlo come un complimento o meno. Vabbè, dai, senti, facciamo un po' di ultimi acquisti. Cosa dici? Provo a ributtarmi su Twitch a vedere se riesco a vedere almeno la chat, perché qua sul cellulare... Beh, se vuoi ti posso rileggere io i messaggi nel caso. Poi magari ti conviene abbassare la qualità di Twitch, portarla un po' bassa, così non ti frega banda. Giusto. E senti solo ed esclusivamente, cioè vedi solo ed esclusivamente i messaggi. Dai, partiamo con gli ultimi acquisti. Ci sei? Facciamo? Vai. Dai, vai tu. Sì. O vado io. Sì, comincia tu, dai. Sei stato dal Patrick? Hai svaligiato il Patrick? Come fai a saperlo? Non so come mai. Cioè, ormai diciamo che conosco sia te che il Patrick. Sono stato da lui sabato a trovarlo. Ho visto che c'era lì un po' di robetta nuova. Non ho voluto neanche guardarlo. Ho detto meglio lasciar perdere. Allora, io ho trovato un po' di titoli Play 3. Per rimpolpare un po' la collezione della Play 3, tra cui Bayonetta, l'unico sigillato che c'era, quindi l'ho zappato. Che Bayonetta sulla Play 3 mi ricordo che non aveva ricevuto un grande riscontro, non era al massimo. Sì, io l'avevo giocato all'epoca e non era malaccio, poi adesso sinceramente non mi ricordo se girava meglio su altre console. Vabbè, però nel senso, comunque è sempre... Poi mi sono preso Mafia 2. Vado veloce perché sono parecchi. Battlefield Bad Company 2. Gigafab Skyrim. Dice che era molto divertente. No, no, te l'ho detto. Guarda, Gigafab è proprio... Era... Tutti sentiti dire, non era... È sicuramente così. Ho sentito delle critiche molto pesanti della versione di Bayonetta su PS3 invece rispetto a quella per Wii U, però appunto se hai un riscontro diretto tuo credo più a te che alle voci, per cui va bene. Poi proseguo Midnight Club Los Angeles, uh-huh. Che era carino. Vabbè, Bioshock 2 che non ha bisogno di presentazioni. Metal Gear Solid Ground Zero e il primo Bad Company. Fallout 3. Tutti i bei titoli erano su PS3 comunque. Allora, questi qua sono venuti via tutti a 5 euro l'uno, quindi disco a specchio, completi, libretto, ci sta. Sì, hai fatto un po' di proprio... Rangeld, che era carino, l'avevo giocato su PC. E Shift 2 Unleashed. Sleeping Dogs. E l'ultimo Far Cry 3, che è stato uno dei Far Cry miei preferiti. Insieme al primo per PC. E quindi questi sono i PlayStation 3 che ho recuperato da Patrizio. Tra l'altro Lucazzo ci dice: confermo che Bayonetta su PS3 era un po' una schifezza rispetto alla versione 360. E insomma, per cui vedi che ci sono un po' vari pareri a riguardo. Poi proseguo PlayStation 5, ho recuperato Avatar sempre da Patrizio, scontato del 50%, e titolo Ubisoft. Alla fine sembra di giocare a Far Cry nel mondo di Avatar. Poi ho trovato questo Lara Croft Temple of Osiris, uh-huh. Che era praticamente questo gioco alla visuale tipo volo d'uccello, tipo Diablo. Sì. Particolare. Ce n'era anche un altro che non mi ricordo il titolo, forse i ragazzi si ricordano in chat.
Questo più ne avevano fatto anche un altro. Vediamo se qualcuno si ricorda il titolo, perché io non me lo ricordo. C'era questo e ce n'era un altro. Con la visuale dall'alto l'uccello, però. Isometrica, si può dire, sì. E forse c'era anche una versione limited di quello con una confezione un po' più grande, se non sbaglio. Fatte, allora, l'avevano fatto per PC, penso tutti e due, e c'era un'edizione boxata con una specie di pupazzetto di Lara all'interno. Sì. E Carina. me lo ricordo. Guardian of Light, dice il Papa. Quello Sì. molto molto carino. Poi, sempre per PlayStation 5, ho recuperato la seconda parte del remake di Final Fantasy. È ancora chiuso, quindi non so quando lo giocherò. Edizione la Deluxe, dato che la Collector aveva un prezzo spropositato, mi sono accontentato della Deluxe. Mi appoggiare da qualche parte. Poi, dal buon Ballanti, ho preso Bangaio della Dreamcast Giappo. Ho fatto un buon prezzo, detto di Spinecart. Poi, sempre da Alessandro, ho preso per PSP King of Fighter Collection Rocky Saga. L'avevo già dal Play 2, però a buon prezzo ho preso anche questo qua per PSP, versione americana. Quanto te l'ha fatto Bangaio? Insomma, voglio dire, un bel titolino. Io fammi riferimento locale 90, se non dico, Insomma. se non dico una... Ho messo un fogliettino dentro dove di sotto c'è... No, non l'ho messo. Comunque, no, se non dico una cazzata, Era un bel 90. titolo Bangaio su Dreamcast. Parlando che disco a specchio e c'ha la spine. Sì. Ah, era proprio caruccio, un bello shooter. 90 credo sia un buon prezzo Sì, comunque. assolutamente. Poi sempre da lui ho preso Castlevania Lord of Lord Shadow. of Shadow. Questa è la versione, americana e una versione tipo una piccola collector. Credo che ci sia un piccolo artbook e la steelbook, credo, perché non l'ho ancora aperta. Questa l'hai presa da Patrick o dal Balla? Ballanti, sempre da Alessandro. Ti sei messo lì a controllare. Man mano che postava, mettevi i poster già col tasto mio. Le briciole ormai da Ale, perché non lo so come fa la gente, i ragazzi, a prendere ogni volta le bombe e a scrivere in un nanosecondo. Poi, sempre da lui, sempre dal mitico Ballanti, ho preso i due Jungle Desert Strike. Strike, Jungle Strike, belli, carini. Per sottofame, carini, sì, non sono titolini carini che costano ancora poco, fortunatamente, perché ormai anche Super Famicom alcuni titoli stanno salendo a dismisura. Poi, questo invece l'ho preso tramite Alberto. Vediamo se riesco a Ah, metterlo. a boy and his blob. Di Limited Sì. Run, c'è la sua cartina di dietro, solita numerata. Carino, un bel titolo che è uscito sia su NES che su Wii, se non dico una cazzata. È Sì. uscito anche per altre console, Sì. altre per altre. Poi, gli ultimi due pezzi che ho preso sono quelli un po', diciamo, più ingombranti. Sempre da Alessandro, ho preso una Wii bianca boxata praticamente pari al nuovo, anche qua a Ma prezzone, pari al nuovo quelli completissimo. di subito. Pari al nuovo, poi sono via. Apri e escono le banane marce. Il pari al nuovo. No, perché l'ho presa? Perché io ho l'edizione, quella di Mario 25esimo, nuova sigillata, e mi scocciava aprirla per giocarci, quindi me ne serviva una. Non la volevo lusa, la volevo comunque boxata, e l'ho trovata da Ale. Mi ha fatto un ottimo prezzo e me la sono presa. Ultimo pezzo, abbastanza pesantello, sempre tramite Alberto. Questa Limited di Shredder Revenge Ninja Turtles. E c'è dentro un sacco di roba, non l'ho ancora aperta. C'è un. Spero. Cioè, sembra una videocassetta, però non so se è finta o vera. Degli adesivi, c'è un po' di tutto. Quella costicchiava, mi ricordo anche, non era proprio una roba da poco. Sì, questa sì, parecchio. Però io, da amante delle Tartarughe Ninja,
la volevo. Ho venduto il gioco fisico che avevo normale liscio per Switch e mi sono preso questa. Gigafab chiede quanto può valere il prezzo della Wii, cioè quanto hai pagato la Wii. La Wii 80. Che è un buon prezzo sicuramente, perché quelle condizioni poi praticamente erano perfette. Che l'apri c'è dentro tutto, cioè proprio sembra uscita dal negozio, veramente tenuta in maniera Sì, maniacale. Poi ecco, il Stefano, mint, l'esatto mint. diciamo mint, a me non piace Sì, tanto la però parola nel mint, senso, però se è... bisogna dargli un concetto, quello è effettivamente mint. Perché allora la Wii si trova, anche l'US si trovano a 35-40 euro, però non mi scocciava prenderla, la volevo proprio in condizioni eccellenti e grazie Alessandro l'ho trovata da lui. Sì, insomma, è comunque un buon prezzo. Di Ninja Turtle l'ho preso tramite Alberto. Bene, che tra l'altro dovrebbe essere ospite prossimamente, per cui vedremo poi. A vedere un po' di bombe Nintendo. Colleziona solo Nintendo, se non dico una stupidata. Sai che non lo so se colleziona solo Nintendo, però sicuramente. Tra l'altro, aspetta un po', vediamo un pochino se c'è scritto. No, sei tu che mi hai scritto. Stavo guardando che c'era un messaggio sulla chat di Skype. Speravo fosse Fede, ma niente, arriverà l'ultimo e ci farà il pesce, secondo Come gli ultimi acquisti, c'è ancora qualcosina, però diciamo. me. Va dai, allora vado io un attimino. Allora. Io ho preso in verità un po' di roba loose, parecchia roba loose, a dire il vero, poca roba boxata, però prevalentemente giochini loose che ho trovato in pacco, no? Sai, quando trovi lottini stupidi. Ho preso un po' di roba Game Gear, che sono proprio giochini loose veri e propri, tra cui NBA Jam. Poi, per essere più interessanti, c'ho Woody Pop. Sempre tutto Game Gear, cioè, sto facendo un po' di giochini Game Gear che a me non dispiacciono, sono carini. Poi c'era Factory Panic. Alcuni sono un po' più rari, altri sono un po' più. Pengo, mi dico Pengo, su Game Gear era carino giocarci. Poi altro titolo sempre Game Gear. Ah sì, questo era un Sega Game Pack 4 in 1. C'era un po' di roguetta, un po' di giochi sportivi prevalentemente, come in tradizione Sega. Sega si concentrava molto sui giochi sportivi per rivaleggiare con Nintendo. Ecco The Dolphin, questo è carino su Game Gear, lo vedete. Eccolo qua. Poi abbiamo PPPPP. Ecco, questo è simpatico. Wonder Boy The Dragon Strap. Sì, Bello. questo è molto carino. Su Game Gear era un bel lavoro, era stato fatto un bel lavoro, un po' migliorato rispetto alla versione Master System. Poi c'era Chuck Rock. Bellissimo. Era carino come gioco. E poi vabbè, questi sono più banali, Chess Master che più o meno lo trovavi ovunque. E poi, ovviamente, come al solito, prendi queste cose qua, ti trovi Columns. C'è ovunque, ce l'ho praticamente, potrei lanciarlo. Averne 7-8 perché ovviamente quando riprendi sono sempre 2000 versioni. Poi ho preso anche qualche giochino NES perché ho trovato uno che vendeva un lotto su Subito di giochi NES loose che però erano dei bei giochi, nel senso tipo Blue Shadow, tutti funzionanti, tra l'altro. Double Dragon 3. Bello, ce Sì. l'ho anche questo. Teenage Mutant Ninja Turtles. Salomon's Key. Total Recall. R. Leone. E poi, siccome mi fa, guarda, non l'ho messo in lista perché mi va e non va, c'è qualche problemino, te lo regalo se poi riesci a farlo funzionare. Mi fai sapere, Maniac Mansion per NES. Me l'ha regalato. Cioè che anche Luz comunque c'ha un prezzo discreto, non è proprio una robettina da regalata. Fai conto che tutto sto lotto qua l'ho pagato tipo 40 euro. Quindi è una robettina proprio così. Poi da un ragazzo che si chiama Matteo, che sta vedendo un po' di giochini e ha delle robe interessanti.
ho preso per Saturn Shin Shinobu Den, che è carino, è tipo Shinobi appunto, per cui manca la spine, però per il resto è completo, è tenuto anche abbastanza bene e tutto il resto, però vabbè, mi piacciono anche così. E per Mega CD il double pack, che era Soul Face e Cobra Command. Questi portati via abbastanza agevolmente. E infine, questa riderà cosa? Riderà Matusa Gamer, che non è qua stasera. C'era l'offerta, tanto per cambiare, qualche tempo fa, e ho preso la Evercade Questa non l'ho ancora recuperata, ma prima o XP. poi. Questa è carina perché poi ti permette di giocare in Tate Mode, quindi in verticale, cioè non è male, è una bella consolina. Poi effettivamente ha dei bei titoletti dentro. È vero che cioè, vecchi giochi licenziati, però c'è anche qualche homebrew nuovo che hanno pubblicato proprio per la Evercade in versione fisica, che non è male. Quindi alcuni titoli, magari homebrew, sono di fatto delle esclusive fisiche solo su Evercade. Quindi è una console che comunque è interessante, per tante cose. E basta, non c'ho nient'altro. Cioè, no, in verità avrei qualcos'altro, ma non sono proprio ultimi acquisti, sono cose che erano più vecchie. Anche queste alla fine sono robe che ho recuperato nelle ultime settimane, non è roba che mi è arrivata tipo ieri o l'altro ieri. E basta, per cui insomma, dai, ce l'abbiamo fatto già anche con gli ultimi acquisti, sono andati abbastanza tranquillamente. E non c'è molto altro a dire il vero. Fede, niente, non si è presentato, non abbiamo fatto classifica, non abbiamo fatto niente. Anche del Gardacon, com'è andata? Allora, Gardacon, io sono andato sabato. Ovviamente non c'era tantissima gente. Secondo me cominciano a essere cioè, sono tante, perché comunque le ste fiere ormai sono diventate tante. Mi sembra che Scusami. Como fan adesso tra Tra un poco, no? poco c'è il Como Fan. Tra l'altro, c'hanno un mega ospite. Perché hanno. Adesso io qua non mi ricordo come si pronuncia. Provo a cercare un attimo, eccolo qua. C'è Mads Mikkelsen come ospite. Mi dici nulla? Capito? Cioè, ospitone deluxe proprio. Hanno fatto boh, non so quanto cazzo l'avrà pagato per portarlo lì. Poi voglio dire, Como Fan è una. Avranno dato che damigiana di prosecco, dato che lui è uno che tazza mica Eh male. sì, può darsi, però voglio dire, è una. Cioè, un attore di serie A questo, non è che stiamo parlando di un attore di serie B. Bellissimo in Death Stranding. Eh sì, e oltretutto ha fatto anche un sacco di film hollywoodiani notevoli. Era il cattivo di Casino Royale, di 007 Casino Royale, ha fatto Hannibal, ha fatto un sacco di roba. Per cui veramente. Poi c'è da dire che Faith Rich dice McCoy. Sì, infatti sarà l'ospite principale della fiera del prossimo Como Fan. E io mi domando perché Como Fan, la fiera dove la fanno, che è la fiera di Erba, l'Ario Fiere, è piccolina ed è anche difficile arrivarci. Secondo me ci sarà un casino che non finisce più quel giorno. Perché. Lui fa una cappatina di 30 minuti, piccola intervista, poi Tra sfugge. l'altro lo intervisterà Mario Petillo. Voglio dire, insomma, anche un bel colpo per buon Mario, che insomma, che assolutamente ci sta tutto. E sono molto curioso, adesso non so se vediamo un po' quando è che lo intervisti, se sarà sabato o domenica. Allora, comofan.it, vediamo un po', eh sì, due volte. Insomma, ci sarà, vediamo un po'. Allora, la fiera è il 20-21 aprile, quindi stiamo parlando di 3 settimane. Domenica 21 aprile. Quindi ci sarà anche Maccio Cappatonda, tra l'altro, quel giorno. Grande
Sì, quindi voglio dire, ci sono degli ospiti di tutto rispetto dal punto di vista dei nomi. Poi vabbè, il solito Giorgio Vanni, Dario Moccia, La Pacotto, Fabio Quilone, insomma un po' di doppiatori, però come nomi di rilievo tra Mads Mikkelsen e Macho Capatonda, secondo me fanno... Domenica ci sarà casino che non finisce più. E io penso di andarci, non per altro, ma perché è vicino casa, per cui ci vado anche volentieri. Devo capire, perché uno dei due giorni ci porterò mio figlio Aaron, e a questo punto magari lo porto sabato che c'è meno gente, e poi magari domenica vado lì. E Fettrici dice vabbè, Marcia sta pure sopra mezzo. Beh, per molti sì, in effetti ci sta. Sicuramente per una fiera del genere è più simpatico, non si può dire assolutamente niente. Comunque, e per cui insomma, bisogna fare complimenti a Lucio, perché per aver tirato su due ospiti così deve aver fatto i numeri non indifferenti. Sì, sì. Per cui, ma è una fiera, il Como Fan, che è un po' particolare rispetto alle altre, perché te l'ho detto, è piccolina, il posto è un po' incasinato da arrivare, però c'è sempre tantissima gente e vedo che alla fine anche si vede che è molto ben organizzata, perché comunque è organizzata molto molto bene, proprio perché essendo compatta non è che possono lasciare troppo spazio alle cose fatte a caso. Guardate chi è apparso, guardate chi è apparso in chat. Chi vince? Federico, che è arrivato con il suo pazzesco. Sì, è la stessa cosa che ho detto io, Fede. Però insomma, è ben organizzata come fiera. La domenica ovviamente c'è sempre tantissima gente. Veramente tanta. Strano, è finito il primo tempo ed è apparso Federico. Chi vince? Aia. Vogliamo dire noi chi vince? Secondo te chi vince? Vediamo un po'. Adesso gli facciamo un dispettone e andiamo a dire chi sta vincendo. Chi è che vince? Ah, vabbè, dai, sta vincendo l'Inter 1-0. Ah, non possiamo neanche percularlo troppo. Mannaggia lui. Aveva detto che era depresso, era di buon umore. Adesso sarà più di buon umore, sì. Sì, ma Fede, non ti aspettiamo, eh. O ti colleghi e saluti almeno, se no non ti saluto, se no noi non ti aspettiamo, sappilo. E per cui insomma, vabbè, comunque l'appuntamento per chi vuole andarci è il 20-21 aprile. Invece il Gardacon, niente, sono andato. C'è un po' di solita fiera, abbastanza tranquilla, e poi è molto grande il Gardacon, perché è veramente enorme a livello di spazi, si gira abbastanza bene, anche se c'è tanta gente comunque riesce a girarla tranquillamente, non è troppo incasinata. Guarda che arriva forse, aspetta, tiriamolo dentro, dove sei? Tac. Vediamo se si presenta. Vediamo, forse appare. Dove sei, Fede? Dove sei? Ti sentiamo ma non ti vediamo. Momento. Attenzione ragazzi, forse ce la facciamo a recuperarlo. Dai. Mentre gioca. Ma guardati qua. Gira il telefono. Sì. Tac, eccolo. Maglioncino, via. Anzi, pulisco anche la telecamera, vai. Eccoti. Che faccia. Allora? Tutto più o meno bene. Stai guardando l'Inter? No, io... No. Ma sempre il lunedì gioca sto Inter, ma cioè... Io non so, cioè ogni volta che fanno i posticipi. Comunque non lo sapevo, davvero stiamo vincendo bene. Sei contento, quindi non sei più depresso. Sì. Mi sono perso gli ultimi acquisti dell'asso. Ti sei perso le ultime rapine dell'asso. Ma lì praticamente non ci sta più in quella stanza. Lì. Posso dire.
In realtà stai cercando casa, Hai visto? quindi. Ma stai cercando casa solo per i tuoi ultimi acquisti o per il tuo materiale o per tutta la famiglia? Ovvio, no, per me basta. Con un accordo importante, serve una stanza idonea per i videogiochi. Ovvio, bisogna esporre. Te invece, Fede, che ci dici? Hai preso qualche ultimo acquisto? A parte il gioco del treno che hai fatto vedere prima. Ne ho presi altri due. Di giochi di treni ho completato tutta la Ce li fai vedere serie. la prima prossima volta? Poi ho preso la rivista uscita. Allora, non sono riuscito a prendere il retrocomputer, ma ho preso la solita rivista, quella di sempre di Sprea sui videogiochi, quello della storia dei videogiochi. È uscito Carina. l'ultimo numero, che sono sempre carini, che sono delle belle uscite interessanti. E non arriva il retrocomputer, comunque adesso gli ho chiesto di ordinarmelo È strano apposta. perché stavolta la diffusione era abbastanza capillare, cioè non è Se che vuoi. da me non è arrivato in centro. perché Tu l'hai comunque trovato, Asso? il mio edicolante ne ha uno in più, se vuoi te lo prendo, te lo tengo È da che mi parte. spiace per il mio edicolante, perché si offende poi. Poi mi ha detto, ah, te lo procuro, arriva adesso. Vediamo cosa salta fuori. Strano, perché anche il primo l'avevo preso da lui, cioè Sì, il numero 2. tra l'altro sono in chiusura del numero, domani sarò sotto a scrivere tutto il giorno quasi. E meno male. Il Benny, signori, è arrivato il Benny, grande, che è un po' che non lo Grande Benny, vedevo, ciao grande Benny. Davide. Che è qualche tempo che non lo vedevamo in chat. E no, sono in chiusura della rivista, devo assolutamente mettermi sotto. Devo sotto a lavorare. Il Benny dice che è più grande, direi grasso. Vabbè, sono dettagli, Davide. Non sta lì a guardare il capello adesso. Di E cosa cosa ne. stavate parlando? Ho sentito che parlavate di eventi. Stavamo parlando del. Vabbè, mi ha chiesto come è andato il Gardacon. Ho detto più o meno. Te, alla fine, Gardacon, tra l'altro, non ti sei presentato, mi hanno detto. E ho avuto qualche problema di organizzazione familiare perché avevo la confessione di Edoardo, perché la prima comunione fra 10 giorni, 2 settimane. E poi gli stavo dicendo che al Como Fan ci sarà Mikkelsen e Macho Kappatunda. Quando è che è come fan? Il 20 e il 21 aprile. Da 3 settimane. Adesso vedo. È sempre un po' pretty. Io andrò quasi sicuramente. Probabilmente sabato porto Per Aaron. te anche comodo. Sì, per me è vicina, sono 40 minuti da casa, quindi me la gioco abbastanza tranquillamente, non mi Io e mio dispiace. fratello abita in quelle zone. Per cui ci vado anche abbastanza volentieri. Non ti si sente, Asso? Dico, per noi invece è 1 ora e 40. Poi è un posto fetente a livello logistico perché non c'è autostrada vicino. Sei sulla Briantea, che è un'autostrada, cioè è una statale fetentissima, che è piena di ciclisti e motociclisti. Quindi è incasinata veramente in una maniera pazzesca. Domenica, se c'è una bella giornata, lì non ci si muove. C'è tanto parcheggio però, perché mettono veramente, cioè, tutto il prato davanti è completamente adibito a parcheggio, gratuito tra l'altro. E quantomeno si parcheggia abbastanza bene. Saxabar dice che verranno domenica, quindi li vedrò lì sicuramente allo stand di Retrocampus. E bene, dai, insomma, però come ospiti ci avrà veramente due ospitoni incredibili. Insomma, sono rimasto basito quando. Vabbè, dai, Feda, noi ce l'aveva detto in anteprima qualche settimana fa, lo sapevamo già che c'era quell'ospite. Che ce l'ha detto nel gruppo di Games Collection. Però, insomma, è interessante. E va bene, poi basta, nient'altro, perché poi aste non abbiamo. Dopo c'è qualche speculatore. Vuoi vedere qualche speculatore con noi? Così poi chiudiamo magari. Io tra Sono l'altro in questi curioso. giorni ho messo in ordine tutta la sala giochi, pulito tutti i cavi, cambiato un po' le console, messo a posto, infatti ho fatto vedere che ho rimesso in ordine anche l'FM Towns nei post. Tra l'altro, FM Towns, Vero. ci sarà qualcosa sul prossimo numero di Retrocomputer.
Sì. Anzi, ti chiederò forse qualche foto. Top. Sappi che ti chiederò qualche foto. Attendevo questa affermazione. Va bene, dai, vediamo un po' di qualche speculatore improvvisato. Stasera proprio tranquillissima. Tac, vediamo un po'. Eccolo qua. Oh, cominciamo con questo bel Sega Mega Drive. Vediamo un po' se riesco ad adattare un po' la cosa. Eccola qui. Notare che dice console completa, buono usato ma ben conservato. Cioè, io vorrei sapere il concetto di ben conservato. Poi 160 euro è veramente fuori. I concetti ben conservato quali sono? È stato conservato dalla muffa che c'è sopra. Tra l'altro oggi mi veniva da ridere perché sulla una pagina di Retro Gaming uno ha voluto fare il pesce d'aprile mettendo una serie di giochi dicendo tutto a 500 euro. E qualcuno ci è cascato ovviamente. Fino a che uno gli dice, ah vai, ma ragazzi nessuno si è reso conto che oggi è il primo aprile. E lui che ha messo i suoi giochi scrive, sì, anche perché questo materiale valeva almeno 7-8 mila euro. E uno sotto gli ha risposto, beh, adesso anche 7-8 mila euro, un bel pesce d'aprile. E questo ci è rimasto, ha detto, ma come? Wow, singolarmente? Ah, sì, certo. Tutti certo. Ricchi, tutti ricchi. Tutti quei pezzi rarissimi. Poi, altre cose. Ah, bello, guarda questo. Questo notevole, no? Non è oggi, era già uscito qualche giorno fa, l'avevo già preso. E io mi domando, ecco, 800 euro per un Commodore 64C oltretutto. Sì, c'è un Commodore 64? Un Commodore 64C, solo Commodore 64. Sì, in scatola, per carità, però 800 euro. Però a me fa ridere quando questi qua giustificano la vendita con un prodotto vintage da collezione. Cioè, io mi domando, stai cercando di vendere un qualcosa a un prezzo assolutamente fuori di testa e per giustificarlo dici che è vintage da collezione, ma secondo te è un collezionista, ma non lo sa che cazzo vale una roba del genere? Come ti può venire in mente che emetti da collezione e allora uno automaticamente lo compra perché tu scrivi che è da collezione? Poi è conciato, perché comunque non è proprio tenuto benissimissimo. Ma sai, come dici tu, cercano di giustificare, poi c'è gente che è convinta di avere, ma sai quanta gente ti ferma, dai, parliamoci chiaro, che ti dice, ah ma io sai cosa ho a casa? E tu, che cosa? Un Commodore 64 originale. Sì. Cioè, il computer più venduto della storia dell'epoca. Cioè... Tra l'altro Chicca dice, 800 euro vendo anche il mio. E faresti bene, Chicca, cioè. È arrivato anche Avvocato Gonzo nel frattempo. Grande. E il discorso è... Ma qualcuno ci crede anche? Secondo me non è neanche cercare di... Ci provano. Sì, perché poi escono ogni tanto, leggono quegli articoli fantasiosi dove qualche scrive, ah, magari avete un tesoro in casa e non lo sapete. Un Nintendo 64, un Commodore 64. Tra l'altro, su Retro Computer abbiamo cercato, stanno cercando di fare una pagina, quindi una rubrica proprio sulle valutazioni aggiornate. Chiaramente vai a vedere quelle valutazioni lì, i valori non è che sono proprio così alti rispetto a quello che poi vende la gente, ma c'è gente che manda gli insulti perché ovviamente dice, no non è vero, io ce l'ho e vale molto di più. No, non vale di più, è quella la cifra più o meno, le medie, cioè, niente, sono convinti. Anche lì a capire, cioè diciamo che c'è un compromesso alle volte. Sì. E poi molto 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 lo fa le condizioni, cioè per assurdo un Commodore 64 realmente nuovo sigillato vale un cinghiale rispetto a un Commodore 64 Mint. Certo, assolutamente. Normale, poi c'è anche quel discorso lì, è ovvio che alcune macchine nuove, anche se sono comuni, poi valgono tantissimo. Ecco, prendi per esempio una domanda. Ora prendiamo per esempio il 500 Plus, no? Mi viene in mente quello perché Asso me li ha dati i suoi da sistemare. Tra l'altro, uno sono riuscito quasi a farlo ripartire. In verità, si inchioda appena gli metti il disco.
E l'ho pulito ed è quasi ripartito, però si inchioda quando metti il disco, quindi è da capire. È una macchinaccia al 500 Plus. Eh? È una macchinaccia al 500. Però, nel senso, è una macchina ricercata. Ora, ti arriva una scatola sigillata del 500 Plus. Che fai? Perché quella macchina lì c'ha il problema della batteria che perdeva acida. È stato dentro. Ma pensa ai Dreamcast nuovi che hanno dentro la batteria tampone. Cioè, è pieno di macchine che hanno dentro, ma purtroppo o lo tieni così e ti accontenti, perché alla fine compri l'oggetto, torniamo solito al tema solito. Cioè, tanto i Dreamcast ne puoi avere mille da giocare, ne prendi uno giallo e ci giochi. Invece, se lo vuoi nuovo, è lì, rimane lì, chiuso. Alla fine compri l'oggetto, non compri la macchina da giocare. Cioè, io alle volte alcune cose... non le apri nemmeno, sai che probabilmente sono marce dentro, saranno bruciate, si sarà sciolto qualcosa. Ecco, vedi, Saturn era intelligente perché ti dava la batteria dentro la sua... Sì. Dentro la... Ad esempio, in questi giorni, due Neo Geo Pocket, sia il Color che quello normale, e non mi ricordavo che avessero sta cazzarola di batteria a tampone. Li ho aperti e non so quanti anni è che c'era sta batteria, però non aveva nulla, quindi e può essere tanto dalle condizioni, magari succede... anche temperatura, tutta una serie di cose. Quelle batterie lì è difficile che perdi, è praticamente impossibile. Allora, le batterie a bottone, quelle classiche, non perdono quasi mai, è veramente difficilissimo. Quella della Dreamcast non è uguale a quella che c'è nel Neo Geo Pocket. Sì, sì, ma infatti è difficile che perde, capito? Per esempio, sull'MS, allora, le Varta, quelle proprio come ci sono il 500 Plus, quelle perdono tutte. Infatti gli Amiga 2000, gli Amiga 3000, i 500 Plus, tutti quelli che avevano molti vecchi PC, tutti quelli che avevano quelle batterie lì, cioè se non ha pisciato acido negli anni è un miracolo. Quello che mi hai dato tu ce n'era uno, ti ricordi, ti ho mandato la foto, ha completamente fatto fuori la scheda madre. Il secondo aveva cominciato a perdere e insomma qualche cosina c'era, non era eccessivo il danno, però qualche cosina c'era, forse si salva per quello, però il rischio è quello. Mentre invece tipo il Dreamcast, il Saturn, che avevano le batterie a bottone, quelle batterie lì non perdevano tanto. Anche l'MSX2 aveva le batterie a bottone, ne aveva quattro messi assieme, ma erano a bottone, quindi quando le tiro, cioè di quelli io le ho tolte le batterie, però non ne ho vista una rovinata, eppure sono macchine vecchie. Sono anche nell'80 nell'8250, cioè 8250, 8245, 8235, 8280, tutte ce le hanno. Dobbiamo aprire il mio allora. Eh sì. Assolutamente. Io peraltro i 500 Plus li avevo dati via tutti, ne avevo uno bellissimo boxato, l'avevo dato al Doc Manhattan. Ah, cosa? Ad Alessandro. Ad Alessandro. E, sì. Insomma, però... Vabbè, comunque, insomma, le batterie sono un disastro. Infatti poi nel 600 e nel 1200 non ce l'hanno messa. Non c'era la batteria. Nel 500? Nel 500 normale non c'era, era... La vendevano insieme. Esatto. La vendevano clock. All'espansione. L'espansione di RAM, c'erano le versioni che avevano anche la batteria. Esatto. Non tutte. Perché io, per esempio, ne ho una che non aveva la batteria. E un'altra che ce l'aveva. Però alla fine, se giocavi, non te ne fregava. Devo aprire il 600, devo. Cosa? Il 2600. Devo aprire anche i miei 2600. No, 600 non ce l'ha. E neanche il 1200. Vale. No, ma ricordavo, ho trovato che oggi come oggi con la Amiga Mini anche quelli lì li uso poco. Sì, 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 quindi alla fine. Fede, una domanda, ma esiste ancora tre asterischi che non ho capito cosa voleva dire. Sorry for Usti. OT. E che cosa? Cos'è che volevi dire? Ah, ecco perché sono col cellulare. Federico.biz. Ah sì, esiste ancora Federico.biz. La tua mail, ti ha scritto ancora, ti ha chiesto se esisteva la tua mail. Sì, esiste ancora. La tua vecchia attività di eventi. Dai che vado avanti un po' con gli annuncini, vediamo un pochino. Tanto c'è qualche Commodore 64. Ah no, questo è Sega Master System, 100 euro, che vende un Master System da verificare il funzionamento più gioco soccer. Cioè, conciato anche questo in maniera pazzesca. Però almeno l'ha messo su un tavolo con i merletti. Non l'ha messo per terra. Compresi? I merletti, sì sì. Però, vabbè.
Io tra l'altro oggi, mettendo in ordine la cantina, perché ho messo in ordine anche quello, ho trovato una borsa con dentro un Sega Master System 1, l'ho buttato così, e ho trovato a fianco anche un ColecoVision francese, quindi quello esce con il cavo SCART RGB. Saxobar dice 600 e 1200 è un problema di condensatore. Confermo che hanno problemi di condensatori, però fortunatamente fanno meno danni. Oddio, ci sono anche quei condensatori che hanno bruciato anche quello, però c'è da dire che con quei condensatori ho visto meno danni fatti rispetto alle batterie. Però ha ragione, 1200-600 di solito, i 600 tipo li recappano quasi tutti proprio per questo motivo, quindi gli cambiano i condensatori. Io ho un 600 nuovo. Ne ho 5 di 600, ma uno è nuovo proprio. Sì, sì, beh, quello nuovo, se è sigillato nuovo lo tieni così, gli altri se li usi ti conviene recapparlo, sistemarlo da quel punto di vista, così. Non so perché ho tutti quei 600, cioè tuttora mio. C'è tanta roba che non sai perché ce l'hai, oggettivamente. Ma non so, davvero i 600 li ho trovati, era lì 1, 2, 3, 4, 5, ho detto, ma perché c'è tutti questi 600? Tra l'altro uno gli avevo messo dentro il, come si chiama, il VHD Load, quello con dentro la memory da 32 giga. Che ah, è giusto, è vero. Tra l'altro, aspetta un attimo. Vediamo se lo trovo. Tac. Dove cazzo l'ho messo, non lo trovo più. Aspetta, Vediamo un po'. Uno è già lì, uno di questi. Non la trovo. Dov'è? Qua? Un 600 l'avevo ritirato il piottone. Me l'ha venduto la sorella del mio amico, no, compagno delle medie, perché sono stato e quando ecco, l'ho trovato. Vediamo. L'ho trovato, negli ultimi acquisti dovevo metterla, però questa era più per fede. Cosa da mostrare, vai. Aspetta, dove sono? Giusto, poi rimettiamo questo. L'ho preso, il Gotek per l'Amstrad. Eccolo, e poi lo prendi anche a me e ne facciamo uno anche per me, grazie. Adesso lo proviamo, tanto so che Papa l'ha già messo, ce l'ha sul suo, e già che c'era ho preso il Datanator, che c'era anche quello. Che comodo questo cosino qua. E cosa lo usi quello? Ti metti dentro le ROM, puoi mettere degli utility, ti carica le robe da cartuccia. Carino. Sì. Allora, torniamo col browser. Vediamo un po' il prossimo. Guarda, questo 99 euro lo vende, sto Mega Drive Flashback, che vabbè, sapete benissimo che è un po' una schifezza sta roba qua. Ma mi fa ridere la descrizione. Tutto in maiuscolo. Ritiro solo a Milano, punto esclamativo. Non lo spedisco! Solo 99 euro. Non chiedetemi se è trattabile, perché in rete viene venduto a 150 euro e più in queste condizioni. Sì, ma stai calmo, cioè, cazzarola. Lo so, ma la gente si agita. Incazzatissimo. Mamma mia. Non ha scritto no perdi tempo, no sognatori. No sognatori, no perdi tempo, solo proposte sensate. Cioè, anche lì, c'è veramente sclera, non mi ha spaventato, non gli compro niente, dice Kika. No mercenari, no. Boh. Per un at Games, voglio dire che oltretutto non ha sta gran qualità sta mini console. Secondo me neanche se gli fai l'offerta che vuole lui. Cioè, no, è allucinante. Alla fine ti risponde, no, mi spiace, ho deciso di tenerlo. No, è che sto coso qua li stanno rivendendo a prezzi esagerati, perché chiaramente quando è uscito il Mega Drive Mini hanno detto, oh, ma ce l'ho anch'io. No, non è che hai il Mega Drive Mini, tu hai una versione un po' tarocca, altrimenti c'è un'emulazione, fa abbastanza schifo, però evidentemente comunque si è rivalutato. Pensare che io l'avevo preso 2 a 19 euro dall'1 euro anni fa di quella robina lì. Sei ricco. Sono ricco sfondato soprattutto. È raro. È rarissimo. Che poi erano anche quelle versioni brutte fatte veramente a schifo. Questa almeno un po' la forma del Mega Drive ce l'ha, l'altro invece faceva proprio schifo. Vabbè. Oh, guardate, questo è uno dei miei preferiti.
come computer. Però video, ma... videogioco oh. Sony MSX, già che me lo chiami videogioco Sony, poi videogioco Sony Hit MSX tipo HB75, tipo. Ragazzi, io è arrivato il momento che devo scappare. Ah, torni a guardare la partita. No, ci sono arrivati i bambini, sono tornati i bambini in casa. Ai. Devo andare. Vabbè ragazzi, guarda chi c'è lì. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Ciao ragazzi. Ciao Fede. Dai, salutiamo Fede. Ciao. Grande Fede con i bimbetti. Vectrexer, ciao, ben arrivato. Allora, dicevamo, sto MSX, già la descrizione, videogioco Sony Hit MSX tipo HB75P, cioè, questi sono quelli che non hanno idea di che cazzo stanno vendendo. Se lo sono trovato, hanno visto su eBay o su qualcuno che lo vendeva con la cifra e pensano di venderla con la cifra lì, ma 250 è totalmente fuori mercato sta macchina, per carità. Ciao From SF Bay Area. Vectrexer, non ti conosciamo, sei un nostro nuovo follower, benvenuto. San Francisco Bay Area, suppongo sia SF, corretto? Dici se stiamo sbagliando o meno. E sta macchina 250, grande cazzo, abbiamo chi ci segue da oltreoceano, ragazzi, sono onorato. E sta macchina 250 non li vale, se è in buone condizioni ne vale un 100 più o meno, ma proprio se si trova anche a meno, 120 quando proprio esageri. Era un bel MSX questo qua, uno dei più belli oggettivamente, per cui però 250 in queste condizioni è un pochino esagerato. Oh, questo è un altro Master System a 160 euro. Sì, c'era anche qualche gioco, che però sono giochi abbastanza standard, di quelli che trovavi, che ti davano quasi assieme in regalo. Ma mi fa ridere la descrizione, perché lui non mette il joypad, mette le pulsantiere. Precise, le pulsantiere. Le pulsantiere. Solo con segnamano 160 euro. Anche lì, io dico, ma che cazzo. Ma secondo te riesci? Vabbè. Non hai idea. Due pulsantiere. Chi che ci mette il cuoricino? Sì. Cioè, vabbè, che ti devo dire? Faccio un pensierino. Dai, bello. Allora. Vediamo un po' altro. Cos'è che c'era? Ah sì, Atari 2006. Cioè, Atari 2006 300 euro. Con quattro giochi. Donkey Kong, Asterix, Carnival e Galaxian. Questa c'è Galaxian. Deve essere una versione nuova. Cioè, che oltretutto è il Junior, l'ultima versione. Non è neanche boxato. Cioè, un affare, dice GigaFab. Affarissimo. Forse appunto, sì, Donkey Kong non è un titolo da pochissimo, però Luz così, sinceramente mi sa che proprio è un ombrio. Versione con errore di stampa, vale per quello. Che meraviglia. Ah, un altro bel Commodore 64. Anche qui sempre 250 euro. Un altro che pensa di avere in mano l'oro. Però è bellissimo. Vendesi ecco, questo è il venditore. Vendesi bellissimo, originale vintage Commodore 64 del 1984. Completamente funzionante. In ottimo stato di conservazione, insomma, ottimo non tantissimo, adesso qua si vede piccolo, però è piuttosto ingiallito. Se uno che non è collezionista non può comprare. Esatto, il prezzo richiesto è di euro 250, capito? Solo per collezionisti appassionati, cioè se uno dice, sei collezionista appassionato? No, però sai, mi piaceva, vorrei comprarlo. No, allora non te lo vendo io il mio Commodore 64, 250 euro me li deve dare un collezionista. Sì, ma come dice Fede, è stato il computer più venduto, cioè l'un computer più venduto alla storia, non è che ce ne sono così pochi in giro. Vabbè, che ti devo dire, però c'è il numero di telefono, ho sbagliato a me, non l'ho scoperto, vabbè, pazienza. Chiedere di Stefano, Altro biscottone, 250 euro anche lui, cioè veramente pensano, questi pensano anche
la cifra sia quella veramente. Vabbè, questo 3,50, si alzano i valori qua, veramente si superano alla grande. Vediamo un po' dove sono arrivato, perché ce n'era uno che volevo far vedere. Ah sì, il prossimo è notevole. Questo non c'entra niente con il computer, lo voglio mettere perché me lo sto trovando ogni tanto in vendita. 350 nemmeno il registratore originale, esatto, cioè, che ti devo dire? A parte che i dataset ne hanno fatti cloni di tutti i tipi, cioè Luca Cusani li colleziona, cioè, ma ne ha una quintalata diversi. Hai vista. E poi c'è questo qua che vende stereo Amstrad, che lo vende credo da un anno e passa. Ogni tanto lo vedo riapparire, perché probabilmente lo cancello e lo rimette in vendita. Ma perché è imbattibile? Cosa vuol dire imbattibile? Perché è uno stereo imbattibile? Infatti per me diventerà il simbolo, il nostro annuncio preferito, l'imbattibile stereo è sempre lui, e c'è sempre qua l'imbattibile, rimane sempre. Quando riapparirà, perché ve lo assicuro, ogni tanto riappare questo annuncio, lo riporterò per far capire che c'è ancora. Quando lo avrà venduto mi sentirò triste, perché mai ogni tanto lo ripropone, me lo vedo riapparire tra gli annunci dell'Amstrad, c'è l'imbattibile stereo con mobile Amstrad all'incredibile prezzo di solo 45 euro. Euro è onesto rispetto a quelli che abbiamo visto prima. È poi imbattibile, stai scherzando, cioè lo prendi, sei il più figo dell'universo. Vabbè, comunque insomma, qualche speculatore improvvisato ce lo siamo beccati anche stasera, è stato abbastanza tranquillo. Vabbè dai, insomma, asso, un'oretta ce la siamo fatta. Sì, dai, due chiacchiere, esatto, così. Esatto, è una roba proprio tranquillissima è stata. E mi è dispiaciuto non fare magari qualche cosina, tipo una classifica come avevamo fatto l'altra volta io e te, oppure con Fede, però tra Pasqua e tutto, settimana scorsa è stata incasinata, infatti non avevo fatto neanche la live perché dovevo fare un esame per lavoro che è andato male, tra l'altro dovrò ripeterlo, mannaggia, e quindi dovrò rimettermi dietro a studiare, a fare cose per questo esame di certificazione. Però vabbè, pazienza. E magari settimana prossima probabilmente dovremmo avere Alberto come ospite. Poi dovremmo ritirare fuori il Nati anche, che grande, ha espresso il desiderio di tornare ospite in live. E poi vediamo, dai, tiriamo fuori qualcosa di carino. Più elegante da il Pac-Man sta facendo strage. Sì, sì, sì. Sisko? Sisko chi? Cioè, Papa dice Sisko. Chi è che parli di Sisko? Chi è Sisko, Giuseppe? Non conosco. Non ho capito a chi si sta riferendo. Vabbè, ce lo scriverà adesso. E va bene, dai. Penso intenda la certificazione. No. Red Hat. Certificazione Red Hat. Come OpenShift Administrator, che è una rottura di scatole pazzesca. Non è un esame impossibile, però se ti becca è un laboratorio fondamentalmente, e se ti becca la cosa fetente poi ci impieghi un sacco, perché sono tutte domande che non sono complicate ma hai poco tempo, quindi una sfilza di robe da fare in poco tempo, quindi veramente devi conoscerlo a menadito, e io purtroppo ancora non lo conosco abbastanza bene. In inglese immagino, ovviamente sì, in inglese, perché sono tutte certificazioni che si fanno esclusivamente in inglese, non si fanno in italiano, quindi vabbè, ma quello non è una grossa difficoltà, non è quello il problema è proprio il tempo, non sono domande, sono esercizi di laboratorio da risolvere. E naturalmente gli ambienti sono isolati, non hai possibilità di usare niente Google, oltretutto ti tolgono tutto, cioè ti fanno fare anche se sei in un centro di esami, comunque ti fanno controllare sotto la scrivania con la webcam e tutto, hai solo la documentazione in HTML
non ricercabile, quindi tu non è che puoi fare ricerca all'interno del sito, quindi devi sapere esattamente gli argomenti quali sono, insomma è un po' un casino, però è fattibile. Il problema è che hai poco tempo e quindi sì, ti lasciano in mutande, quasi, diciamo, se potessero lo farebbero, però vabbè, devo farla, l'ha fatta già altre persone, per cui la devo fare anch'io a tutti i costi e basta, dai. Asso, ci sì, salutiamo. Stavo rispondendo a mio fratello che mi chiedeva dove era la live su Twitch. E quindi niente, sì, dai, abbiamo fatto due chiacchiere. E... è apparso anche passo Federico tutte... alla fine, una volata. Ovviamente. Ragazzi, tu stai giocando a qualcosa? No, non sto giocando a niente. No, nulla in particolare. Adesso devo fare... In verità sai cosa sto giocando? Qualche homebrew che devo recensire per il prossimo numero di Retro Computer. Quindi... adesso mi devo mettere lì e fare gioco con quelli, perché in effetti sto ricominciando a giocare a quei giochi che mi servono poi per fare le recensioni su Retro Computer. E il prossimo numero devo decidere un attimino cosa fare. Ci sono alcuni titoli che tipo Shogunai o Chut, Savage Princess 2 e Dynamite Go Go Go. Questi erano i titoli che erano mezzo intenzionato a portare. Vediamo un pochino se poi viene fuori qualcosa di più interessante. Però il tempo lo sto dedicando a quello fondamentalmente. Però mi hai fatto vedere Skyforce, maledetto. E Skyforce è tanta roba. Sei poco tempo, un quarto d'ora ce lo ecco, butti. No, Skyforce no. È carino perché veramente è un gioco che prendi un quarto d'ora, ti fai la tua partitina... Era uno di quei giochi che ho giocato tanto, tipo anche appunto Horizon Chase Turbo, perché sono giochi che ti metti lì, ti fai la tua partitina, un quarto d'ora, mezz'oretta, dici va bene, è festa finita. No, non le fanno le ispezioni corporali, Benny. Ti fanno togliere l'orologio e tutto, ma le ispezioni corporali fortunatamente non le fanno ancora. E... però ecco, Skyforce sì, è una di quelle scimmie che dici, ma guarda, che poi tra l'altro... quel gioco lì era nato su cellulare, non era nato su console e computer, e su cellulare è gratuito, però ha le microtransazioni, tipo se vuoi prenderti le armi subito, potenziare la tua astronave senza giocare, te potevi farlo immediatamente, mentre invece le versioni fisiche hanno, si pagano naturalmente, però sono giochi veri e propri. Oltre a giocare sul cellulare, ragazzi, è una menata, però ci giocavi in Tate Mode sul cellulare, che ti assicuro non è male giocare a quel gioco lì in Tate Mode, cioè era notevole. Va bene, dai ragazzuoli, direi che possiamo salutarci. Vedo che c'è Roberto in linea, per cui magari lo possiamo trovare, possiamo fare un raid a Roberto e ci facciamo noi il raid con Kika e la buttiamo di là nel suo canale, ci stai? Yes. Allora prepariamo il ride, dai. E noi ci sentiamo settimana prossima. Grazie per averci seguito, anche se è stata una roba tranquilla. Settimana prossima si torna in grande stile, spero, insomma, poi salvo sempre imprevisti. Quindi state un attimino qua che andiamo a trovare Roberto e ci vediamo settimana prossima. Ciao ragazzuoli. Ciao, buonanotte. Alla prossima, ciao Dottor Venkman, ciao Kika, cioè, tutti da Robby che gioca col Condor 16, sì, è vero, dai, ciao belli.